Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, anzi il primo video del 2021. Oggi analizzo e recensisco una tastiera da gaming molto interessante che ho trovato su Amazon, direi in super sconto, e che è veramente molto interessante, ha un ottimo rapporto qualità-prezzo e soprattutto ve la consiglio. È questa qui, come potete vedere, si chiama Technet Mechanical Keyboard, non ha un modello, perché su Amazon non ha un modello, però il modello è esattamente questo qua, ovvero, non so se riuscite a vederlo ragazzi, è EMK01451, tastiera da gaming molto interessante anche per il prezzo che l'ho pagata, quindi andiamo subito a vederla. Questa è la scatola della tastiera, come avete potuto vedere. La cosa più interessante è che soprattutto ha layout italiano, quindi è veramente interessante soprattutto per una tastiera di questo prezzo e di questa marca che non avevo mai sentito. All'interno della confezione troviamo solamente questo manuale. Comunque, nonostante sia un manuale così, spiega molto sulla tastiera e soprattutto le combinazioni di tasti per attivare la retroilluminazione. Insieme a ciò viene data anche una card per la garanzia con 2 anni in più di garanzia da attivare sul sito ufficiale di Technet. Nel manuale, del quale troviamo anche la lingua italiana, che comunque è un corretto italiano, non è tradotto con Google Translate, troviamo comunque tutte le istruzioni che ci spiega come regolare la luce laterale e le varie modalità che si possono anche personalizzare. Questa, ragazzi, è la tastiera, come potete vedere, come detto prima, layout italiano, il che, come detto prima, torna molto utile soprattutto per chi, oltre a usarla per giocare, la utilizza anche per lavorare, quindi molto molto utile. Il fine dei tasti è quello di uno switch blu, quindi abbiamo uno degli switch che fanno questo rumore qua. Questo è il rumore, ragazzi, come potete sentire. È un rumore, come potete sentire, molto molto accogliente, comunque un feedback direi preciso. E abbiamo varie modalità di personalizzazione. Premendo il tasto Fn più i vari tasti a lato, con il tasto Ins possiamo cambiare la modalità, tenendo premuto Fn più qua. Questa è la modalità dove la tastiera rimane spenta, però premendo i vari tasti si accenderanno i singoli tasti e poi si spegneranno a dissolvenza. Con un'altra pressione andiamo in questa modalità, che fa una leggera dissolvenza. Qui illuminiamo solamente i direzionali WASD ed ESC. In questa modalità fa questo gioco di luci. Un'altra pressione, abbiamo quest'altra animazione molto carina. Qui abbiamo questa specie di snake, se possiamo chiamarla. Ecco, che piano piano va a completare tutta la tastiera. In questa modalità invece abbiamo una dissolvenza laterale. Abbiamo la goccia d'acqua praticamente, quindi come andiamo qua c'è il colore che si disperde sui pulsanti e qua torniamo poi alla disposizione normale. Con i tasti dall'1 fino all'8 possiamo cambiare vari tipi di tipi preimpostati che possiamo trovare sul manuale, come potete vedere. Ora non li sto a girarveli tutti, però comunque fidatevi che abbiamo dei tasti completi per ogni tipo di gioco. Abbiamo dei comandi di default per gli FPS, per Call of Duty e anche per League of Legends. Per tornare normali e per resettare tutto come era all'inizio, Fn, paggio su. Andiamo subito a vedere qualche test con qualche gioco, di modo che possiate vedere veramente le qualità di questa tastiera, perché per il prezzo sono veramente veramente interessanti. Andiamo. Ok, come gioco di test ho deciso di usare Stepmania, che è un rhythm game che comunque aiuta a farvi capire quanto sia precisa questa tastiera. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao.